Entrano nel vivo a Crispiano i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Neve a cura della parrocchia della Chiesa Madre retta da Don Michele Colucci. Grande successo per l'esibizione del gruppo Terra Rossa, ieri anche l'esecuzione del gran concerto bandistico Città di Francavilla Fontana e la presentazione del libro di Cesare Paradiso La povera gente attende ancora, attualità di Giorgio La Pira, alla presenza di Monsignor Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, e Vittorio De Marco dell'Università del Salento. Oggi è il giorno centrale della festa, solennità della Madonna della Neve, con la tradizionale consegna delle chiavi della città alla celeste patrona da parte del sindaco Luca Lopomo e la suggestiva partecipatissima processione dell'immagine della Madonna per le vie del centro abitato vestite a festa. In serata il gran concerto bandistico Città di Castellana Grotte e a conclusione della festa lo spettacolo di fuochi pirotecnici sulla via per Martina Franca. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale la Madonna della Neve venne proclamata protettrice di Crispiano, la statua della Vergine venne solennemente incoronata nel 1954. La festa richiama ogni anno un gran numero di crispianesi che per vari motivi dimorano lontano dal paese d'origine.